Fiorito in realtà è nato qui ad Aragni e le origini di tutte le grandi vittorie, ricordiamo che Fiorito è un recordman per questo, dal 2001 fino ad oggi non ha perso, anzi ha stravinto tutte le campagne elettorali, e ci apprestiamo a poco meno di 40 giorni dalle elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio a portare il nome di Fiorito in alto in tutta la regione e perché no in tutto il paese. Ricordiamo che Franco Fiorito già da giovanissimo ricopriva cariche importantissime all'interno del partito di Alleanza Nazionale MSI prima, oggi all'interno del Popolo Libertà è il coordinatore provinciale e ha stupito chiunque, tutti gli anagnini, in primis il nostro grande presidente Alemanno, ormai sindaco di Roma, il miglior prodotto politico della destra italiana, possiamo definirlo così. Questa sera ci apprestiamo proprio a celebrare una grandissima serata che vedrà Franco Fiorito assoluto protagonista insieme a tutti gli amici dell'amministrazione di Anagni, ormai un'amministrazione monocolore, popolo della libertà, e porteremo, come abbiamo già detto prima, una valanga di voti al già consigliere regionale Fiorito, speriamo di vederlo, anzi siamo sicuri di vederlo ricoprire un ruolo all'interno della giunta della nostra candidata Polverini. Ricordiamo la Polverini, una donna che viene dal popolo e per il popolo, che viene dal sindacato, del quale mi onoro di essere anche membro, che è l'UGL. Bene, questa sera insieme a tutti gli amici, ecco, li vediamo qui dell'amministrazione Anagni, consiglieri, assessori, eccetera, ma tanti, tanti amici del popolo anagnino e non solo, perché questa serata ci saranno tutti, lasciatemi dire il termine, i legionari politici che accompagneranno questa grande vittoria a Franco Fiorito. Bene, io non posso che essere entusiasta di questa serata, se pensiamo solo che gli altri candidati di Anagni al Consiglio regionale prenderanno la metà dei voti dei presenti in questa sala, abbiamo detto tutto. Avanti, il futuro è sempre più Fiorito. È bello sentire l'affetto dell'amministrazione della propria città. Ma a dispetto del detto che nessuno è profeta in patria, io invece credo di poter a buona ragione ringraziare tutti i miei concittadini, a partire dal sindaco, dall'amministrazione, presidente del consiglio comunale, tutti gli assessori, perché fuori dai detti storici credo che invece sto sentendo tantissimo affetto e soprattutto grande sostegno. Già l'altra volta sono stato premiato prima come sindaco, poi come primo degli eletti al consiglio provinciale, poi come primo degli eletti alla regione. Oggi sento ancora forte questo tipo di affetto da parte della mia città, credo che sia non una cosa stranissima in politica, perché è bene che la propria città ami anche i propri candidati, ami la propria capacità di esprimersi all'esterno, però spesso rara, perché gli innamoramenti politici sono spesso fatui e molto brevi. Invece il mio amore con Anagni e con la Giocia dura da tantissimi anni e è senza dubbio un buon viatico per il futuro, ma credo che ci sia anche in questo tanto affetto da parte mia per chi con volontariato, con forza e con grande capacità anche di organizzazione mi crea una campagna elettorale che è formata all'impronta dell'allegria, della comunanza di ideali e soprattutto della capacità di trasmettere un nostro messaggio. Quindi io mi sono circondato due bellissime ragazze che sono ovviamente più magre di me, più belle, però che entrambe regano il motto storico che abbiamo, che ormai è diventato fortunato e che porta fortuna, spero, anche alla nostra città, che il futuro è Fiorito. Quindi a questo punto credo che viva Anagni, ma viva anche tutta la Giocia.